In realtà il talk quando sono stato invitato era su Big Data, avevo pensato di fare questo talk su Big Data, poi ho detto ma perché non facciamo qualcosa di un po' più esaustivo? Parliamo un po' di questa rivoluzione informatica che ha portato al Big Data, questa mole enorme di dati che noi stiamo analizzando ogni giorno. Ho detto perché non partiamo dall'invenzione della stampa? Poi ho detto ma se esageriamo, partiamo proprio dall'inizio dell'universo. Poi mi è stato detto che avevo solo 20 minuti. Però ormai avevo deciso e quindi andiamo su questa direzione. Allora, visto che si parla di rivoluzione informatica, la prima cosa da capire è che cos'è l'informazione per uno scienziato, per un fisico, per un matematico. Per capire che cos'è l'informazione, devo cercare di andare avanti. Ok, questo è ho utilizzato un programma di grafica avanzata, come potete vedere. Allora, qua abbiamo un corpo freddo, blu, è un corpo caldo, un corpo in cui le particelle si muovono lentamente, un corpo in cui le particelle si muovono più veloci. Ovviamente possiamo creare un motore grazie a questo fatto. Cosa facciamo? Mettiamo un cilindro con un pistone sul corpo freddo, l'aria si raffredda e il cilindro andrà giù, ah, c'è un ritardo, ok, e il cilindro andrà giù, dopodiché mettiamo il cilindro col pistone sul corpo caldo, e il cilindro va su e abbiamo creato il motore. Chiaramente, se dovessimo avere due corpi alla stessa temperatura, questa cosa non funziona, no? Noi spostiamo il cilindro, ma rimane sempre nella stessa posizione. Ora, questa cosa è una legge fondamentale per i fisici, ok? Se abbiamo due corpi alla stessa temperatura, non possiamo estrarci energia. Punto, fine. Non dite a un fisico che non è così perché si arrabbia. Solo che nel 1870 un fisico, Maxwell, un fisico scozzese, se ne viene fuori con un esperimento pensato che sembrava violare questa legge fondamentale dei fisici, no? Il secondo principio della termodinamica. Cosa pensò Maxwell? Si immagina un diavoletto che connette i due contenitori con una saracinesca che ovviamente non pesa nulla e fa andare le particelle calde da sinistra a destra e le particelle fredde da destra a sinistra. Cosa accade? Che dopo un po' avremo tutte le particelle fredde da una parte, tutte le particelle più lente da una parte, tutte le particelle più veloci dall'altra, quindi avremo un corpo caldo e un corpo freddo. Oddio, abbiamo violato il secondo principio della termodinamica, ma un trauma per tutti i fisici. Adesso, sembra una cosa un po' da onanismo mentale. In realtà non è così, perché se noi potessimo effettivamente avere questo diavoletto e metterlo nel mare, separare le particelle, le molecole d'acqua calde dalle molecole d'acqua fredde, avremo energia a iosa, no? E invece stiamo ancora qui a bruciare petrolio e a intossicarci quando andiamo in città. Perché facciamo questo? Perché è stato scoperto, è stato capito, che l'informazione, come sanno tutti gli studenti, come sappiamo tutti quanti, costa fatica. Studiare costa fatica, memorizzare costa fatica. Non solo è vero a livello molecolare, è vero anche a livello umano, no? Quando dobbiamo imparare a memoria qualche cosa, ci mettiamo fatica. Semplicemente se dobbiamo memorizzare qualcosa sul nostro telefonino abbiamo bisogno di energia, abbiamo bisogno della batteria del telefono. Se dobbiamo stampare un libro abbiamo bisogno di energia. Se vogliamo conservare le informazioni in un libro abbiamo bisogno di energia, perché sennò il libro sparisce, no? Si deteriora. Stessa cosa col telefonino o con il computer. Quindi, le due leggi fondamentali dell'informazione per i fisici. Uno, l'informazione permette di estrarre energia dall'ambiente. Quando abbiamo informazione possiamo effettivamente estrarre energia dall'ambiente. Banalmente, se non sappiamo che un corpo è caldo o è freddo, non possiamo mandare il motore. Due, l'informazione necessita di energia. Quindi c'è una dualità, informazione ed energia. Adesso, su questa base, iniziamo il talk vero e proprio, cioè l'evoluzione dell'universo. Dai quark, non ai buchi neri, ma a internet. Allora, questa è un'immagine che chiunque è andato al CERN ha visto. Invece di partire proprio dall'inizio inizio, per semplificare, partiamo più o meno dal primo minuto. Dopo un minuto l'universo è fatto per lo più da particelle tipo protoni, neutroni, elettroni che si muovono velocemente. È una specie di blob energetico, una massa informe. Passa un po' di tempo, altri 2 minuti, e ci ritroviamo con i primi atomi, degli atomi molto semplici comunque. Abbiamo gli atomi di elio e gli atomi di idrogeno. No? Un protone, un elettrone, due protoni, due neutroni e un elettrone. Molto semplice. Passa ancora tempo, questa nube di elio e di idrogeno si espande, e cosa succede? Comincia a concentrarsi in alcuni punti, boom, formano
le galassie, i soli, i satelliti, i pianeti, il pianeta Terra e così via. Quello che accade in questo processo è che il livello di complessità dell'universo aumenta ancora. La tavola di Mendeley, che l'ho messa solamente perché per me è la più bella infografica della storia. Questo è Mendeley, l'ho messo perché era il mio stesso parrucchiere, si è pensato di piazzarlo. Quindi la complessità aumenta, adesso abbiamo 100 atomi un po' più complessi. E se andiamo a vedere poi sul pianeta Terra, non abbiamo solamente gli atomi, abbiamo anche le molecole. Abbiamo le molecole d'acqua, abbiamo le molecole di ammoniaca, di anidride carbonica, acido solforico. Tutto, abbiamo questa complessità che comincia ad aumentare sempre di più. La Terra all'inizio è sto povero satellite del Sole che è bombardato da asteroidi con vulcani che eruttano violentemente e si formano in questo brodo primordiale delle molecole grosse e particolari che si chiamano aminoacidi. Se li abbiamo già formati in laboratorio tranquillamente. Gli aminoacidi hanno una peculiarità, vogliono stare mano nella mano, okay? Vogliono formare delle lunghe catene. Solo che questo processo non è semplice come quelli di prima. Quando gli aminoacidi si mettono a formare le proteine, queste macromolecole, siccome si agitano, alla fine si spezzano, sono come dei bambini. Tentate di dire a 50 bambini di tenersi mano nella mano. Dopo un po' la catena si spezza. Cosa facciamo con i bambini? Gli diciamo di mettersi a fare un giro tondo, no? Diciamo, bambini, fate un giro tondo, i bambini si mettono un giro tondo e tutte queste energia che loro non riescono a contenere confluisce a stabilizzare ulteriormente la configurazione, no? Questa configurazione circolare. Per gli aminoacidi accade esattamente la stessa cosa, ok? Gli aminoacidi hanno le molecole chaperone. Accompagnatrici, no? Ma io mamma del tutto, la chaperone. Quando le molecole chaperone si avvicinano agli aminoacidi, gli aminoacidi sentono una conformazione elettrica, non è che ci sia proprio una conformazione vera e propria, però grazie alla conformazione elettrica delle molecole chaperone, gli aminoacidi assumono una conformazione più stabile e invece del girotondo bidimensionale fanno un girotondo tridimensionale, cioè formano una sfera molto più stabile. Qua la cosa che comincia a farsi veramente interessante, cominciamo a vedere delle molecole che collaborano, la chaperone e le proteine, per andare avanti, no? Per creare delle configurazioni più stabili. Ora, in informatica abbiamo una cosa che si chiama bootstrapping, cioè tirarsi su dagli stivali, no? Come se andando per le sabbie mobili riuscisse a uscire tirandosi su con gli stivali. Cioè riesci a diventare sempre più intelligente, ad aumentare delle capacità. Dal nulla apparentemente. La vita ha fatto praticamente questo. Siccome noi sappiamo dalle due leggi che abbiamo enunciato all'inizio che l'informazione porta energia, l'energia porta informazione, le molecole qui fanno esattamente la stessa cosa. E quindi, adesso mi sono perso con Frankenstein, fanno esattamente la stessa cosa e quindi cominciano a collaborare in modo da accumulare sempre più informazione. Questo gioco va avanti finché otteniamo la cellula biologica. Ora, perché avevo messo Frankenstein? Perché quando nel 1960 le prime sfere proteiche furono scoperte, erano così simili, chiamano Frankenstein, erano così simili alle cellule biologiche che i biologi di allora pensarono che avrebbero potuto costruire una cellula biologica nel giro di qualche anno. Allora, questa cosa non si è avverata, però effettivamente il meccanismo è quello. Quindi, adesso andiamo un po' velocemente, l'evoluzione da diciamo, comunità di macromolecole a cellule biologiche, c'è questo processo in cui le molecole si mettono insieme, accumulano sempre più informazione, ma accumulando sempre più informazione riescono a estrarre sempre più energia dall'ambiente, estraendo sempre più energia dall'ambiente riescono a accumulare sempre più informazione e quindi diventano sempre più complesse, finché dopo qualche centinaio di milioni di anni abbiamo la cellula biologica. La cellula biologica evolve continuamente, diventa veramente complessa fino a diventare una roba simile. Questa è una ameba di circa 1 mm di diametro. Allora, magari l'ameba, diciamo, non è un complimento. In realtà l'ameba è insomma, un organismo monocellulare particolarmente intelligente. Questa è un'ameba che sempre nel cervello ammazza un essere umano nel giro di qualche settimana, quindi una certa capacità ce l'ha. Comunque è
la cellula più, più evoluta è comunque un esserino di un millimetro che può accumulare dentro di sé un'informazione equivalente a qualche gigabyte. Okay. Perché non può andare avanti la cellula? Perché ingrandendosi troppo i legami molecolari si spezzerebbero e la cellula non starebbe insieme molto veramente. Cosa fa la cellula a questo punto? Beh, la cellula a questo punto fa esattamente la stessa cosa che hanno fatto i suoi componenti prima, cioè le proteine, gli aminoacidi, le molecole, gli atomi, i quark e compagnia. Incomincia a parlare con le altre cellule, incomincia a creare delle comunità di cellule. Inizialmente sono delle comunità di cellule molto semplici. Queste comunità sono delle spuglie in realtà, sono i primi organismi multicellulari apparsi sulla Terra. In queste comunità le cellule hanno praticamente tutte quante la stessa funzione, fanno tutte quante la stessa cosa. Ma qui il gioco ricomincia, no? Invece di avere le proteine abbiamo le cellule cominciano a specializzarsi. Si specializzano, l'organismo diventa sempre più complesso, diventando sempre più complesso riesce ad assorbire sempre più energia. Assorbendo sempre più energia riesce ad aumentare la complessità interna, ad aumentare l'informazione immagazzinata internamente. Più l'informazione immagazzina internamente, più riesce a estrarre energia dall'ambiente. E quindi inizia l'evoluzione degli organismi multicellulari, finché arriviamo al mio animale preferito. Il mio animale preferito è il C. elegans. C. nessuno sa cosa sia, è un nome complicatissimo, qui anche scientificamente viene chiamato C. elegans. Ah, bellissima, solamente alcuni biologi sanno cosa vuol dire. Il Cernulaptis elegans ha una peculiarità, è il primo animaletto, il primo organismo multicellulare con un cervello. E sai che sia un cervello, è un cervello un po' da velina, ha 300 neuroni, non è particolarmente evoluto. Però questi 300 neuroni gli permettono di fare delle cose che nessun altro fa. Il C. elegans ha la capacità di capire dove si trova, di capire se ha fame, di capire dove si deve muovere, di capire quanto ha mangiato, se è stato, riesce a fare delle cose veramente impressionanti. Quindi capiamo che questa è sicuramente, evoluzionisticamente parlando, la strada giusta. E lo capiamo anche grazie al primo sistema, ai primi enunciati che abbiamo detto. Il cervello, la rete neurale, è per eccellenza il sistema per immagazzinare informazioni. E quindi se riusciamo a immagazzinare informazioni riusciamo ad evolvere, riusciamo a diventare sempre più complessi perché riusciamo a estrarre sempre più energia dall'ambiente. Questo apparve circa 500 milioni di anni fa, adesso fast forward, andiamo avanti, 500 milioni di anni dopo si appare l'Homo sapiens. Quindi questo essere che molto modestamente si è chiamato sapiens, sapiente. L'Homo sapiens è indubbiamente l'essere in cui il cervello è esploso, ok? Cioè, immodestamente possiamo dire che dal punto di vista evoluzionistico del cervello, l'Homo sapiens è il massimo, cioè non c'è nessuno con un cervello così potente. Solo che anche qui il cervello vuole evolvere, no? E le ha provate tutte per evolvere. Cosa ha fatto? Innanzitutto ha cercato di ridurre al massimo la massa corporea. Come ha fatto a ridurre la massa corporea? Innanzitutto ha inventato tipo le armi per poter cacciare le prede così non doveva essere più grosso come uno scimmione. Soltanto, non so se sapete, però uno scimpanzé che pesa molto meno di noi ci strappa le membra senza problemi, cioè noi siamo raggiuntici come primati. Poi è andato avanti e ha inventato delle cose fantastiche. Ha inventato le bistecche e il gorgonzola, cioè ha inventato il fuoco che praticamente comincia a rompere le molecole e il gorgonzola, cioè la fermentazione al di fuori del corpo. Perché? In questa maniera ha potuto ridurre ulteriormente l'apparato digerente, mentre la forza lavoro ha cominciato a dismetterla alla faccia del Joe Nuts. Poi cosa ha fatto ancora? Ha inventato l'andatura bipede. Adesso l'andatura bipede a noi sembra una banalità, è difficilissima. Cioè l'andatura bipede vuol dire avere una centralina nel cervello che in real time si calcola l'estensione e la contrazione di centinaia di muscoli in modo tale da rimanere in equilibrio. È una cosa difficilissima. Però grazie all'andatura bipede, adesso non tutti restano come Philippe Petit a camminare su un cavo sulle due torri gemelle, permette di risparmiare fino al 40% dell'energia rispetto a uno scimpanzé che cammina a quattro zampe. Quindi evoluzionisticamente è significato, non è una cosa molto bella. Poi che altro si è inventato? Cos'altro si è inventato? Ha ristretto la trachea per dar spazio, oltre che per la voce, ma anche per dar spazio alle vene giugulari, alle arterie giugulari.
Questa cosa ovviamente ha creato problemi, perché possiamo rimanere strozzati mangiando molto più facilmente degli altri animali. Ma tanto il cervello se ne frega perché ha inventato la forchetta e il coltello, e quindi noi strozzati non ci rimaniamo. Ok. Quindi il, adesso mi chiedo cosa è questa. Quindi il cervello ha raggiunto a questo punto il limite evolutivo. Che cosa fa? Adesso la storia la conosciamo. Incomincerà a fare delle comunità esattamente delle colonie, esattamente come hanno fatto le cellule prima di lui e le proteine prima di lui e così via. La prima cosa che inventa il cervello, cioè veramente importante, che inventa il cervello è il linguaggio, tipo 50.000 anni fa. Con il linguaggio 50.000 anni fa le comunità passano da essere piccole tribù, alla fine comparabili a quelle degli scimpanzé, a comunità molto più grassi, più grandi, di più di 100 persone, no? 150 persone, 200 persone. Sono comunità molto semplici in realtà, esattamente come erano molto semplici gli organismi multicellulari delle cellule. Sono comunità in cui tutti quanti hanno gli stessi compiti. Questo è Colin Turnbull, che è un antropologo inglese che è nato per gli Pigmei negli anni 50 e descrive questo mondo fantastico, cioè il popolo della foresta, in cui tutti quanti alla fine hanno lo stesso ruolo, cioè lavorano, tutti quanti sono abbastanza felici. Non esiste il ricco e il povero, non esiste il capo, non esiste lo schiavo, sono appunto quelle che noi chiamiamo le società egualitarie. Dopodiché il cervello vuole ancora di più, vuole creare delle colonie ancora più complesse. E quindi cosa fa? Inventa la scrittura. Questo qui è il 740 dei Sumeri, è una delle prime testimonianze di scrittura che noi abbiamo, ed è appunto una tavola in cui i Sumeri registravano le tasse. Perché? Perché con la matematica e con la scrittura le comunità umane hanno veramente un'esplosione. Si passiamo da 150 persone a milioni di persone, no? Pensate all'impero romano. Lo si può fare solamente perché si possono tracciare tutte le transazioni. No, possiamo avere un surplus attraverso l'agricoltura e possiamo registrare questo surplus, possiamo distribuire, possiamo creare delle società sempre più complesse, che assomigliano sempre di più a degli organismi complessi. Abbiamo un esercito che può essere sistema immunitario, abbiamo gli agricoltori che sono un sistema digerente, abbiamo un governo che può il cervello, e comincia ad assumere la forma di un organismo. Dopodiché, cosa crea ancora? La stampa. E qua per scelta, invece di mettere Gutenberg, ho messo Manuzio, che è il mio preferito. Quindi Gutenberg ha inventato la stampa, Manuzio ha inventato il tascabile. No? Manuzio è un veneziano, che vedete, è lo Steve Jobs del tempo, Venezia era San Francisco del tempo. Manuzio ha dato a tutti la possibilità di mettersi il libro in tasca, come Steve Jobs ha dato la possibilità a tutti, così, di mettersi un computer in tasca. Con la stampa, altra esplosione di conoscenza, quindi ulteriore complessità dello Stato, dell'organizzazione di uomini, sempre più energia, pensiamo alla rivoluzione industriale che viene triggerata, nasce anche con la stampa, e poi c'è la creazione, esattamente come per l'Elegance, di un sistema nervoso. Questo qui è uno dei primi telegrafi costruiti, io non lo sapevo, l'ho scoperto facendo la ricerca per questa presentazione. Questo qua è stato costruito da Gauss, che per quanto riguarda è uno dei più grandi menti che abbiano mai calpestato la Terra. Quindi, oltre ad essere uno dei più grandi matematici fisici, ha anche inventato, costruito uno dei primi telegrafi. E qua c'è la citazione che adesso faccio a braccio. È citato da questa, esaltato da questa invenzione, Gauss scrive a un suo ex allievo Schumacher e gli dice: questa invenzione andrà al di là dell'immaginazione, okay? Questa invenzione potrà plasmare interi popoli. Dopodiché si lascia prendere proprio dall'entusiasmo e dice: se riuscissimo a trovare investimenti per pochi milioni di talleri, che non so quanto equivalgono al cambio moderno, però immagino fossero una buona cifra, potremmo cablare il globo terrestre dal polo nord al polo sud e mettere cavi di rame in tutto il mondo in maniera tale da poter comunicare da una parte all'altra del mondo in tempo reale. Quindi sembra poi di sentir parlare un esaltato della Silicon Valley, e invece abbiamo il più grande matematico dell'Ottocento che già vedeva lontano. E vedeva veramente lontano, perché la comunicazione elettrica, che in realtà veramente non è nient'altro che una rete nervosa, perché i nostri nervi alla fine comunicano per impulsi elettrici, tipo 100 anni dopo fa una cosa incredibile.
costruisce la televisione. Ok, abbiamo. E adesso a noi sembra normale, no? Sì, adesso abbiamo l'immagine a distanza. 200 anni fa, andare a dire una persona che avremmo avuto le persone che parlavano a distanza, era come se uno adesso ci dicesse che tra 100 anni c'è il teletrasporto. Era totalmente immaginabile. Invece siamo arrivati a questo. Gauss va avanti e dice che nella rete dice arriveremo a un livello, da che questa invenzione si evolverà talmente che non è possibile adesso immaginare cosa diventerà. E in effetti non era possibile immaginare cosa diventerà. Cosa è diventato adesso questa invenzione? Il telegrafo? No, scusate. Avevo detto che sono legato per i telecomandi. Adesso pensate che alla fine, meno di 200 anni dopo l'invenzione del telegrafo, su questa terra ci sono 5 miliardi di persone con un telegrafo in tasca, con un telefonino in tasca. Di questi 5 miliardi di persone, 2 miliardi hanno uno smartphone, un iPhone, hanno un telefono intelligente. Questi telefonini intelligenti in realtà sono dei sensori, cioè noi li vediamo come pezzi, come dei computer, sono dei sensori biologici per me. Sono dei sensori che prendono le immagini, sono dei sensori che registrano la posizione esattamente come io registro la posizione del mio corpo, sono dei sensori che presto registrano la temperatura del mio corpo, la temperatura dell'ambiente, il traffico, registrano praticamente tutto. Quindi l'organismo, il superorganismo umano adesso, è diventato effettivamente un organismo che sta riempiendo piano piano la Terra, un organismo le cui cellule non sono più delle cellule biologiche, ma sono delle persone che sono connesse da questa rete nervosa che è internet. Quindi potremmo, ho fatto questo montaggio fotografico fantastico, potremmo vedere l'evoluzione della complessità dell'universo aggiungendo un altro pezzettino. Fino adesso la massima complessità normalmente era con l'uomo pensatore, con l'uomo che pensa. In realtà oggigiorno la massima complessità non ce l'abbiamo noi, ce l'ha questo super organismo, la società umana che è connessa, cablata sul globo terrestre. Adesso la domanda è bene, male? No, cioè, che facciamo? Di sicuro c'è una peculiarità, cioè questo super organismo ha una peculiarità, cioè che gli elementi, gli individui che formano questo super organismo sono coscienti, sanno di far parte di qualcosa di più grande, al contrario delle cellule del mio cervello, che non sanno far parte di un cervello, sono dei neuroni, non sanno molto. Qua in realtà poi è difficile. Dove stiamo andando? No? Cosa succederà? Dove finiremo con questo organismo sempre più complesso? Quello che è chiaro è che noi stiamo sempre di più perdendo la capacità di influenzare questo organismo. Okay? Oggigiorno se volesse diciamo, il primo ministro della Cina potrebbe fermare internet per qualche giorno, per non più di qualche giorno, perché sennò la Cina collasserebbe. Probabilmente il governo americano potrebbe fare lo stesso, poi forse quello europeo non esiste, per cui non potrebbe farlo. Però di sicuro c'è ancora la possibilità che l'uomo intervenga nella direzione, sulla direzione in cui questo organismo può andare. Di sicuro quello che succederà è che noi perderemo questa capacità. Cioè abbiamo tanto insistito per i governi democratici in cui noi possiamo avere far valere la nostra voce. Piano piano questa cosa si diluirà. Adesso, perché lo dico? Avevo parlato con Cinzia al telefono. È possibile, non è possibile, è già così. Nel 2009 è stato sviluppato un database distribuito per registrare le transazioni dei bitcoin, che sono delle monete virtuali. Ora, questo database distribuito ha una peculiarità. Uno, che è criptato, per cui con buona pace dei governi non è possibile capire quello che sta succedendo dentro. Due, non è possibile modificarlo, okay? Non è possibile cancellare una transazione. Nella blockchain, che abbiamo chiamato questo database, una transazione una volta fatta viene registrata da tutta la rete e non è possibile per un singolo cancellarla. Cioè non c'è un singolo centro, un singolo ente regolatore che certifica questa transazione. E di sicuro stiamo andando in questa direzione in cui la rete, da una parte grazie ai database distribuiti che registrano tutto quanto, siamo una rete che registra tutto, i nostri movimenti, in maniera comunque sempre più anonima, perché è tutto criptato. Dall'altra parte avremo degli algoritmi di intelligenza artificiale
che analizzeranno questa rete e che saranno capaci di prendere probabilmente decisioni molto più efficienti di quelle che prendiamo noi, no? Spesso siamo spinti dall'istinto e non dalla ragione. È bene o male? Non lo so, è bene essere, vuol dire, parte di un organismo superiore che si prende cura di noi in un certo senso, dove comunque noi viviamo bene, perché le nostre cellule vivono decisamente bene rispetto a delle amebe. Oppure sarebbe meglio rompere questo contratto sociale, no? E passare no, la vita al buon selvaggio. Cito chiaramente Rousseau, che 250 anni fa si era fatto esattamente queste domande. Cosa direbbe Rousseau adesso? Come risponderebbe? Siccome sono passati 20 minuti, e poi come diceva Charlie Brown, quando trovi tutte le risposte, quando cerchi di rispondere a tutte le domande, la vita ti cambia le domande. Quindi io la smetto qua, vi ringrazio per l'attenzione, scusate, vi lascio.